miliardo e mezzo per la ricostruzione post-sisma 2016, stabilizzazione del personale di questi 79 in Abruzzo, nuovi termini per la presentazione dei progetti, scadenze definite per la ricostruzione pubblica, novità per il CAS e le SAE e ulteriori miglioramenti del testo unico della ricostruzione privata. Sono le principali novità presentate dal commissario alla riparazione e ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli. La legge di bilancio per il 2024 in corso di approvazione in Senato reca 1,5 miliardi in più per la ricostruzione post sisma 2016, quindi un'ottima notizia che si aggiunge allo stanziamento che renderà possibile la stabilizzazione di circa 400 dipendenti di comuni e uffici regionali da anni impegnati sul fronte della ricostruzione. Buone notizie che si aggiungono agli esiti della cabina di coordinamento che, grazie alla fattiva collaborazione con le regioni interessate, ha prodotto una nuova programmazione di scadenze e soprattutto sul piano della ricostruzione pubblica fissa le condizioni per affidare i lavori di circa 1.500 opere pubbliche per un valore complessivo di 1,5 miliardi. Novità anche per quanto riguarda le scadenze per le domande di contributo riguardanti il ripristino o la ricostruzione di edifici gravemente danneggiati, i cui titolari non ricevono misure di assistenza abitativa come CAS o SAE, il termine è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024. Mentre per le domande relative a edifici con danni gravi ma che ricevono assistenza abitativa, il termine per la presentazione delle domande è stato fissato al 30 giugno 2024. Il commissario Castelli ha inoltre voluto precisare anche la grande collaborazione con i presidenti delle regioni che fanno parte del cratere sismico. Grande collaborazione con i governatori, grande concretezza, questo è il cambio di passo che da tempo si attendeva, che finalmente nella ricostruzione post-sisma 2016 è diventato realtà.